Quindi questo non favorisce il no, no, cioè occorre prendere in considerazione la problematica. Quindi tu cerca nella domanda di chiedere quale può essere il rimedio, la soluzione al Oh, problema, senza andare a esatto. toccare il codice, perché sennò poi la risposta non ce l'ho più io per dartela. Perché se tu già mi parti con il codice, anche perché questa storia del codice è la mia che sta circolando da 15-20 giorni, Appunto, perché allora io me la qui. sono inventata parlando con attualmente questo dottor Balduino Simone. Allora, se te lo diciamo, prima chiacchierata libera, tranquilla, eccetera, eccetera. Tac, non so nemmeno quello che andiamo a parare, ma dove andiamo a parare, cioè, però in generale parliamo del movimento, di 2 giorni di Castelfidardo, il tuo passato, presente e futuro, con Gabriele, Giro d'Italia, Scarponi, la storia organizzativa, cioè tua e di Recanati, l'RCS, eccetera. Mascolti? È già a prova. Telecamera mia è questa? Sì. La vostra, la Tania, guarda te per Luigi. Tania, una prova audio, per favore. 1, 2, 3. È 1, 2, 3. compagni, lavoratori. 1, 2, 3. 4, 5. Mi senti? Prova 1, 2, 3. Allora qual è? Oh. Oh, aspetta un attimo, Poi vado? Andiamo. Salve a tutti, bentornati nel nostro contenitore a pedali. Bel contenitore, lo testimonia la prima ospite Tania Belvederesi, reginetta in rosa. Parleremo dei suoi trascorsi, del suo futuro. Ora, tra l'altro, è assessore o assessoressa, non assessora, allo sport del comune di Castelfidardo all'indomani della riuscitissima 2 giorni, giusto? Giusto, buonasera a tutti. Buonasera Gabriele Menghini con noi, a tutti. presidente dei giudici di gara marchigiani, promotore, organizzatore, papà di un bel ciclista, attento cultore dell'immagine delle belle cose a pedali. Questo è il ciclismo che vogliamo. Tania Belvederesi, siamo all'indomani della celeberrima 2 giorni, atto 31esimo, 2 giornate interessantissime. Sono state 2 giornate molto intense, molto, molto vissute comunque dalle persone, per cui credo sia stata un'eccellenza che finora Castelfidardo ci sta portando avanti. Dopo il Giro d'Italia dell'anno scorso, comunque tutta una serie di iniziative che si fanno a livello sportivo, comunque per me il ciclismo è la cosa più sentita, per cui l'ho vissuta direttamente, insomma, ieri. Direttamente, doppiamente, in quanto tu sei nata con lo Sporting Club Sant'Agostino, campionessa italiana esordienti prima di conquistare l'azzurro, la nazionale, tanti successi di livello, vivere esperienze su esperienze, compresa quella della donna manager di una formazione professionistica tutta rosa. Sì, è vero, in tutti questi anni sono arrivata a 24 anni di carriera, quindi non so ancora se sconfinare, arrivare al 25esimo o no, per alcune problematiche comunque ho deciso di abbandonare per un anno. Vedremo un po' quello che ci aspetterà, però devo dire che comunque la mia carriera l'ho iniziata già da piccolina allo Sporting Club Sant'Agostino. Che comunque mi ha dato la possibilità di girare, di andare avanti, perché per noi ragazzine non era stato così facile. Poi, sempre seguita da mio padre, evidentemente, che mi ha dato una buona base. Da lì ho cominciato a camminare, a pedalare più che altro, a pedalare piano piano per andare sempre più in alto. Poi sei stato te, che non so se ti ricordi, col codino, che mi facevi l'intervista, che ero anche campionessa regionale. Da lì è partito tutto.
siamo un po' complici dello sviluppo della bella evoluzione del ciclismo rosa che guarda già all'evento del 10 giugno, lo ricordiamo, giornata della bici in rosa, troveremo Anspi, Osimo Stazione, Patron Severino, Antonella. Il rosa ci riporta alla attualità. Il Giro d'Italia è transitato, ritransitato nelle Marche, riverdendo allori pagine notevolissime del passato prossimo e remoto. Gabriele Menghini è tra l'altro referente dell'RCS Gazzetta dello Sport, a lui molto si deve il transito a Recanati, momento speciale. Gabriele. Ma sai, essere referente della Gazzetta dello Sport è una parola un po' grande, io gradirei ridimensionarla un attimino, nel senso che non voglio far passare il concetto che io sia questo referente della Gazzetta dello Sport. Mi ritengo una persona disponibile verso la loro organizzazione e loro mi gratificano così, chiedendomi collaborazione di volta in volta nei territori per far sì che l'evento riesca al meglio. Quindi anche quest'anno, chiaramente, in occasione della tappa del Giro d'Italia dei Recanati, che colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale che ha riportato prima il Giro d'Italia a Recanati dopo circa 30 anni e poi che mi ha dato anche un po' l'onore di far parte del comitato organizzatore, cercando di permettermi di mettere a disposizione la mia esperienza, visto che è da molti anni che appunto collaboro con la Gazzetta dello Sport, per far sì che l'evento potesse riuscire al meglio. Sono stato particolarmente agevolato da un gruppo di collaboratori dell'amministrazione comunale che si sono resi disponibili tutti. Ringrazio i cittadini che hanno anche subito qualche difficoltà sulla viabilità e quant'altro, però credo che siano stati appagati da un evento così importante, così coinvolgente. D'altronde sulle strade veramente c'erano svariate migliaia di persone sabato mattina a vedere la partenza, anche se abbiamo avuto qualche difficoltà per poter ospitare tutti, in quanto all'ultimo momento i mezzi della RAI che dovevano essere collocati in altro sito e precisamente sotto il Palazzo Municipale non riuscivano ad avere il collegamento con il satellite, quindi l'abbiamo dovuto spostare e portarli all'interno della piazza, sottraendo spazio prezioso ai cittadini che invece avrebbero potuto osservare più da vicino l'evento. Però credo che sia stato un risultato importante, è stata una gran bella manifestazione, c'era tanta gente. Io auspico e spero che questa esperienza possa fare crescere gli entusiasmi in maniera tale che non si aspetti 30 anni, ma da qui a poco si pensi di riportare nuovamente il Giro d'Italia a Recanati. Recanati, terra, città, pedalatissime, anche in chiave rosa, è un po' il tema della serata. Ricordi la Canins tricolore, Gabriele, la prima tappa del Giro d'Italia donne, fatto storico, arrivo a Recanati. Beh, sicuramente è stato un evento anche quello importante, è stato una primizia. In riferimento a quell'evento, ancora oggi mi sento di ringraziare in maniera particolare, anche se purtroppo non è più tra noi, amico Franco Ottaviani con il gioielliere Pasquale Piacente di Roma, che sono stati i fautori dell'organizzazione del Giro d'Italia donne. E quindi siamo riusciti a portare sì questa primizia a Recanati, tra l'altro con una organizzazione perfetta, ed è stato uno spettacolo bellissimo. Peccato che anche quello non l'abbiamo ancora ripetuto, quindi potrebbe essere di buon auspicio, passati tanti anni, visto che il movimento ciclistico femminile, secondo me, è fortemente in crescita e anch'esso va aiutato e va valorizzato, e per cui sarebbe opportuno vedere la possibilità di fare qualcosa anche verso il ciclismo rosa senza aspettare tanti anni ancora. Allora non c'era Tania Belvedresi, non poteva esserci, c'era invece ad una delle edizioni della Sarnano Recanati, che ci testimonia il valore della città, della marchigianità. Basti guardare l'Albo d'Oro e quello che sta accadendo in questi giorni al Giro d'Italia. Secondo Scarponi,
anni e anni e addietro Michele, perché c'era anche il cugino tra i piazzati, e secondo nello stesso giorno in cui avrebbe conquistato l'argento di tappa al Giro d'Italia. Primo Balloni, che è stato anche il primo a vestire la maglia di leader del Gran Premio della Montagna in Danimarca. Sul podio Pirazzi, anche ieri bellamente in avanscoperta nel tappone del Giro d'Italia. Andiamo a vedere, seguire, gustare il primo servizio, ovvero due giorni marchigiana di Castelfidardo, trofeo città di Castelfidardo, esito particolare. Andiamo a seguire la prima delle due kermesse. Due giorni marchigiana, 31esima edizione a Castelfidardo, classicissima per Elite Under 23, che è stata anche importante appuntamento per i professionisti, una densa storia di notevolissimo livello dal grande spessore. A Castelfidardo buona parte della crema nazionale con notevole delegazione straniera in sella. Organizza lo Sporting Club Sant'Agostino Castelfidardo, che poggia sui pilastri di Bruno Cantanini e Luciano Angelelli con il loro braccio armato. Albino Cittadini, due le competizioni, si comincia con il trofeo città di Castelfidardo, trofeo Cisel, si completa il discorso con il Gran Premio Santa Rita. La prima prova sulla carta è riservata ai velocisti, tracciato veloce ma da sempre ricco di insidie. La carovana si ritrova nella centralissima piazza del comune a Castelfidardo, città della Fisarmonica, un bel nucleo di corridori affronta il tracciato. 164 gli atleti al via dei 176 iscritti. Lo spettacolo è immediatamente denso, serie di allunghi che rientrano. Bisogna attendere il settimo dei nove anelli scorrevoli per fotografare il tentativo decisivo. Se ne vanno Matteo Mammini della Colpa con numero 6 pluritricolore, campione italiano a cronometro, Luca Orlandi della Carmio Oro contrassegnato dal numero 40, c'è poi il rumeno della Generali Videa Ballan Coppi Gazzera numero 47 e Elia Silvestri che fa rima con ciclocross, campione italiano da allievo, da junior e da under 23 numero 60, esponente della Brilla. Il nostro ciclocrossista però perde le ruote, rimangono dunque in tre Matteo Mammini, Luca Orlandi, Andrei Nechita, braccati dallo stesso Silvestri su cui si è portato Alexander Polivoda, più indietro ad una quarantina di secondi Ciavatta, Celano e Ciccanti. Il gruppo denuncia 1 minuto 15 secondi, recupera il grosso, riassorbe le due pattuglie alle spalle dei tre di testa che però resistono e con 25 secondi di margine vanno a giocarsi il successo allo sprint, che va bellamente al corridore della Generale Videa Ballan Coppi Gazzara, Andrei Nechita, romeno che anticipa Luca Orlandi della Carmio Oro NGC Pool e Cantù e Matteo Mammini del team Colpac. Dopo 25 secondi a regolare il gruppo è Edoardo Costanzi della Viris Maserati davanti a Davide Gomirato, Nicola Ruffoni, Sebastiano Dal Cappello, Riccardo Stacchiotti con l'ottava piazza, atleta recanate del primo dei marchigiani per i colori romagnoli da Reda Mocado, Davide Censori nuovo, nono per i colori di Monturano, Civitanova Cascinare, decimo Mattia Pozzo, seguono Forner, Cavasin, Presello, Giustino, Colicino, Turrin, Totò, Alessi, Rubaca e Colonna. Ritorniamo in studio con i nostri ospiti per la regia di Luca Perilli, con la telecamera di Pierluigi Brischia. Il ciclismo promozionale, Tania Belvederesi, dal tuo punto di osservazione speciale, assessore allo sport con grandissime risorse finanziarie. È passata la storia questa cosa.
Io cerco sempre di parlo da atleta che per me dare comunque un contributo a una corsa ciclistica sarebbe, diciamo, non, devo essere abbastanza imparziale, diciamo, però il ciclismo per me è il primo sport nel mio cuore, diciamo, dentro di me. Però devo essere abbastanza imparziale con i contributi anche nei confronti delle altre associazioni, comunque, che credono comunque in quello che sto facendo e mi stanno seguendo bene. Purtroppo la situazione economica è questa, non è delle migliori. Fortunatamente che ancora mi hanno lasciato qualcosa per lo sport, perché comunque ci sono anche delle situazioni a livello comunale, comunque sociale, che è veramente grave. E ancora, se veramente ho questo minimo contributo contenuto, già è tanto, per cui se si può investire in qualsiasi sport, comunque abbiamo cercato come amministrazione comunale di accontentare anche e di dare allo Sporting Club Sant'Agostino. Loro per fortuna sono due persone, sia Luciano che Bruno Cantarini, poi con l'aiuto delle figlie e tutte le persone che comunque volontariamente aiutano dietro le quinte, Luciano e Bruno ad organizzare. Loro hanno fatto tantissimo per appunto trovare economicamente e andare dagli sponsor. Comunque non è facile, non è facile, ma veramente da parte mia devo fare solamente che complimenti perché portano avanti questa manifestazione importante a Castelfidardo. Che significa investire nella visibilità? Gabriele Menghini. Beh, significa, a mio avviso, coinvolgere tutte le componenti sia attive del ciclismo sia anche le altre forze industriali e quant'altro in maniera tale che insieme si possa realizzare degli eventi che abbia una visibilità positiva e quindi anche coloro i quali dovessero partecipare con delle sponsorizzazioni per la buona riuscita di qualunque evento sportivo o non, possa avere un ritorno d'immagine, perché è chiaro che un'organizzazione di un evento sportivo ad alto livello, curando particolarmente tutti gli aspetti organizzativi, logistici e quant'altro, crea una visibilità e ha un ritorno d'immagine positivo, e quindi anche coloro i quali ci consente di realizzare questi eventi possono avere il loro beneficio della pubblicità in diretta. D'altronde vediamo anche nel professionismo alcune squadre che hanno avuto degli sponsor importanti, questi oggi riconoscono pienamente il ritorno d'immagine che hanno avuto, e quindi in termini commerciali, in termini di fatturati, in termini di business, perché io non molto tempo fa ebbi l'occasione di parlare con Del Tongo, per esempio, che è stato 10 anni nel ciclismo, e lui dice che quanto lui ha dato al ciclismo in termini finanziari sicuramente ha ricevuto molto di più in attività commerciali, in vendite, che quello che ha dato. Voglio dire, il vantaggio è stato considerevole. Quindi è chiaro che quando organizziamo un evento a qualunque livello va organizzato, a mio avviso, dal mio punto di vista, in maniera corretta e in maniera puntuale. D'altronde aggiungo anche che organizzare un evento in maniera puntuale o con un po' di pressapochismo, l'impegno non è così diverso, quindi ne gode tutta dell'immagine e del risultato finale. Questo vale dai vertici alla base, per un ente, un'associazione, per una città, il territorio. Che significa investire in questi termini? Anche, scusa, nella direzione di quello che chiamiamo a realtà che indica uno sviluppo, anche alternativo, un modello, parliamo di ciclismo e di turismo culturale e sportivo. Beh, io oltre allo sport ho anche il turismo, assessore al turismo, politiche giovanili e pari opportunità. Sicuramente lo sport è legatissimo al turismo, infatti vediamo anche in altri paesi comunque lo sport che è associato al turismo. Vediamo infatti del Giro d'Italia che le migliori riprese, le migliori cose che si vedono
è sul campo, diciamo, quando uno passa, vede una struttura, vede il luogo, vede il mare, vede la montagna, il ciclismo sicuramente ti dà quelle emozioni o quelle visioni che all'interno di altri, diciamo, in altri sport non si possono vedere, a meno che uno non esce dall'impianto, non esce dal campo. Sicuramente il ciclismo ti mette proprio a contatto con la natura, con tutto quello che è intorno al ciclista, diciamo, oltre al ciclista anche all'organizzazione, per cui molta visibilità. Anche Castelfidardo l'anno scorso ha puntato molto sia sul Giro d'Italia come Recanati, sicuramente sono degli eventi da portare avanti. Da Due Giorni Marchigiana, nonostante tutte le problematiche, comunque noi facciamo ciclismo a Castelfidardo, è un grande impatto visibile per i media, per noi comunque, che no, anche il nostro sindaco comunque crede e è appassionato di ciclismo, per cui io sono qua e anche per questa cosa qua, che comunque il sindaco Soprani è molto appassionato e crede nel ciclismo, perché sennò non credo avrebbe portato una tappa del Giro d'Italia, partenza arrivo, che economicamente è sostenuto, e la Due Giorni Marchigiana comunque cerchiamo anche, oltre economicamente, cerchiamo anche di metterli a proprio agio con tutti i mezzi, la polizia municipale, con i carabinieri, con la protezione civile. Comunque bene o male queste sono formalità che prima magari solo da atleta non potevo capire, adesso vista anche da un'altra parte vediamo comunque che è molto difficile organizzare una corsa, però a me dà soddisfazione perché comunque per me che è sport e per quello che è Castelfidardo, comunque che porta visibilità del paese. Tutto tradotto in due giorni marchigiana, andiamo a seguire il secondo atto Gran Premio Santa Rita, il servizio. Due Giorni Marchigiana di Castelfidardo, atto secondo. Dopo il trofeo Cisel, trofeo Città di Castelfidardo, gli Elite Under 23 vanno ad affrontare il Gran Premio Santa Rita. Ad organizzare bellamente e con estrema accuratezza è sempre lo Sporting Club Sant'Agostino di Castelfidardo, nucleo cementato e dal grande significato etico-sociale. La competizione propone l'ondulato anello estremamente selettivo, specialmente nella parte finale. Si comincia con il circuito di 6 km abbondanti da affrontare 14 volte, poi il ritorno a Sant'Agostino al culmine del cui muro la carovana è partita e andrà a completare la fatica dopo 6 assalti e i 5 anelli finali di 13 km circa. Si attende battaglia e battaglia è per il Gran Premio Santa Rita. Partono 157 atleti, ritmo immediatamente elevato, 16 i fuggitivi, il corridore di casa Ramon Baldoni, Castelli, Tosato, Di Francesco, Giampaolo, Bocchiolo, Ricciputi, Urzino, Smarzaro, Michele Viola, Ponzoni, Modesti, Giacobazzi, Marinuc, Colicino e De Gioia. Rimangono in 15, stop per De Gioia, poi a causa di una foratura stop per Ponzoni in 14. In diversi provano l'aggancio che non riesce. Comandano i battistrada fino ai piedi del primo dei 6 muri di Sant'Agostino, poi la storia cambia. Subito 18 a guidare dopo l'assalto al primo muro, provano Di Lorenzo D'Urbano, Ricciputi, Smarzaro, Simoni, Viola, Formolo e compagnia, ovvero Giacobazzi, Pozzo, Giampaolo, Di Francesco, Di Carlo, Ziglioli, Mammini, Carlini, Di Luca, Castelli, in diversi a provare l'aggancio. Ricompattamento, schizza via il trio Di Carlo numero 70, D'Urbano 72, tandem dell'Aran d'Abruzzo, Ziglioli 95 della Colpa di Lombardia. Il gruppo, che è ormai ridotto a 80 unità, si porta sul trio al chilometro 124. Ancora un tentativo griffato da una dozzina, ma è la campana a dirimere la questione. Partono in
4 il neocampione Fermano Piceno, Graziano Di Luca dell'Atrio di Montorano Civitanova, Cascinare, con lui Mammini, Pozzo e Giacobazzi. Ai piedi dell'ultimo muro è lotta tra i fuggitivi e gli immediati inseguitori. Ci portiamo in vetta per salutare vincitore Mattia Pozzo, unico a resistere degli uomini in fuga, conquista la seconda vittoria stagionale dopo la piccola Agostoni, chiude alla media di 42-222, conquista il Gran Premio Santa Rita, atto ultimo della due giorni marchigiana di Castelfidardo. Argento a Michele Simoni della General Store Med Lago, l'oro della Viris, Maserati, di bronzo Stefano Di Carlo dell'Arandangelo e Antonucci, quarto è Matteo Mammini del team Colpac, quinto Roberto Giacobazzi della General Store Med Lago, sesto Gianfranco Ziglioli del team Colpac, settimo Davide Formolo della Petroli Firenze, Mirko Boschi è ottavo, nono Giuseppe Fonzi tandem del team Colpac, in decima posizione Alessio Taliani del futuro team Matricardi, Marco Toscano. Ampio servizio in giovedì ciclismo, canale 11 TVRS alle 22:30. Secondo Simoni, terzo Di Carlo, primo Pozzo, secondo Simoni. Rientriamo in studio. Tania, Santa Rita e Sant'Agostino hanno permesso il miracolo, prima giornata bellissima, la seconda grigia senza acqua. Sì, veramente sono stati fortunati. Io ero in Ammiraglia, ero con una società dove mi appoggiavo l'anno scorso quando correvo con gli juniores, con i maschi. Ero in Ammiraglia, questo il direttore sportivo diceva sempre: chissà se piove. No, stai tranquillo, conosco io le Marche, il monte è scoperto, quindi non piove. Infatti non è piovuto, poi è finito tutto quanto, la sera è piovuto, ma uno dice com'è che è, sposa bagnata, sposa fortunata, però è sempre meglio che non piova, insomma, nelle competizioni. Molta pioggia e freddo ieri al Giro d'Italia, domanda secca rivolta a Gabriele Menghini, che è in feeling con l'Aquila di Filottrano, vincerà il Giro d'Italia Michele Scarponi? Sai, la domanda è bella, la risposta è molto complessa, è difficile da dare. Con il cuore lo spero tantissimo, perché ha fatto tanti sacrifici. Michele negli ultimi anni ha mutato i suoi comportamenti, serietà, allenamenti, famiglia, quindi è maturato tantissimo, quindi ci è andato vicino già un paio d'anni e credo che quest'anno meriterebbe questo risultato. Però è chiaro che in gergo scherzoso si dice che ha qualche cagnaccio intorno che non è sicuramente di secondo livello. Quando parliamo di Rodriguez e Ivan Basso, per non allargare più di tanto mi fermerei a questi tre, però certamente il giro è cominciato ieri. Hanno cercato di far saltare il banco mandando alla scoperta Cunego. In parte è riuscito a far lavorare altri rimanendo abbastanza al coperto, però è chiaro che in queste tre o quattro tappe che sono rimaste non è più pensabile aspettare che gli altri cerchino di lavorare per te. Io credo che sia nella condizione di poterlo vincere, però certamente non è facile dire con certezza che lo vincerà, ma comunque è chiaro che noi aspettiamo questo risultato. Non abbiamo ancora tirato giù il grande poste sulla piazza dove abbiamo detto che l'Aquila veste rosa, quindi aspettiamo ancora a domenica. Arrischia il podio? Beh, no, il podio non credo che sia a rischio assolutamente. Oddio. Andiamo ad arrischiare il verdetto. 1, 2, 3, primo, secondo, terzo. Guarda, io per me vince, quindi lo do primo. Secondo? Ma sai, è molto difficile. Rodriguez in questo momento ha una condizione eccellente, però un fondista come Ivan Basso, che è un diesel che cresce giorno dopo giorno cercando di mettere tutti alla frusta per giocare all'eliminazione, io credo che possa essere lui il secondo. Terzo Rodriguez. Tania? Idem.
Evviva. No, spero anch'io che vinca il nostro compaesano Michele, anche perché sappiamo tutti che arrivare al podio non è solamente la corsa in sé, che sicuramente giorno per giorno cresce, ma è tutti i sacrifici che si fanno dietro perché sono veramente intensi. Lui si è allenato sicuramente a modo, si è allenato tanto, costantemente, per cui sono sicura che il primo gradino, sono sicura, spero che il primo gradino sia il suo, poi il resto sono con lui, con Menghini. Che cosa ci piace di più di Michele Scarponi, che da quando era ragazzo evidenziava doti notevoli, non solo come atleta, ma come uomo spettacolo, showman, grande carica ironica ed autoironica, ovvero sia grande fantasia, notevole intelligenza. Non è nemmeno stato fortunato negli anni. Gabriele e Tania. Sai, Michele è un pezzo autentico, è se stesso, è gioviale, è spiritoso, gioioso, frizzante. È un ragazzo che si fa amare per la sua genuinità, per la sua sincerità, per la sua schiettezza. Lui non ha mai esitato a dire qualche volta, nel finale le gambe mi sono mancate. Non ha mai cercato di addurre altre scuse, è stato sincero con se stesso e con tutti i suoi sportivi. Quindi credo che questa sia una delle caratteristiche particolari di Michele che fa sì che tutti lo amiamo anche proprio per questa sua schiettezza, semplicità e modo di comportarsi. Aggiungiamo genialità, vero campione di razza marchigiana, Tania. Noi eravamo, io e Michele, da quando eravamo piccoli che combattiamo, per cui finché non c'era una diversità tanto tra uomini e donne, fino a un certo punto siamo tutti uguali, poi dopo incomincia la differenza. Però finché c'era battaglia tra me e lui, finché eravamo esordienti, io sempre dietro a lui e lui dietro a me, insomma era una battaglia nata, però questa, sempre questa grinta comunque innata e poi ci scherzavamo e adesso col passare degli anni scherziamo ancora perché ti ricordi quando eravamo? Viviamo di ricordi, però è una splendida persona Michele, quindi che è sempre anche ride sempre con gli anziani, con i giovani, un po' con tutti, è un giocherellone, insomma. E speriamo che questa sua grinta la ripercuota anche, la sta ripercuotendo nel ciclismo e speriamo tutti, patriotti noi marchigiani e vicini, insomma, di casa e speriamo, insomma, che lo porti lontano. Doppio riferimento quello di Tania. Uno al discorso open, per cui alla base si gareggiava e si gregge in termini open maschio e femmine insieme. Il secondo riferimento è alla semina ciclistica, per cui quando in termini formativi si lavora bene alla base si cresce su, giovanissimi esordienti, allievi juniores fino al professionismo, come è accaduto a Tania Belvedresi e Michele Scarponi. La marchigianità per l'appunto, sentiamo quello che ne pensa il presidente della Federciclismo, nonché vicepresidente dell'Unione Ciclistica Internazionale, Renato Di Rocco, che abbiamo sentito ieri, guarda caso, a Castelfidardo, ospite della Due Giorni. Il massimo in termini dirigenziali federciclistici, ritorna nelle Marche il presidente della federazione, nonché vicepresidente dell'Unione Ciclistica Internazionale, Renato Di Rocco. Non può mancare la massima espressione dirigenziale delle Marche, Vincenzino Alesiani, dalla cabina di regia Bruno Canterini. Presidente, Castelfidardo negli anni, ormai nella storia. Ma sicuramente sono 2 giornate di altissimo ciclismo, un riferimento del calendario, io dico anche internazionale, nel senso che ieri ha vinto uno straniero, uno di quei paesi che si stanno affermando, il rumeno, per cui sicuramente vincere questa corsa per gli atleti è importantissimo, e anche per i tecnici quando devono andare a scegliere gli atleti. Per cui ci siamo goduti due bellissime giornate di gara, casse di partecipanti di grandissimo livello e anche un ordine d'arrivo che prosegue per fortuna sul cambio generazionale che stiamo facendo, per cui tutti i giovani la ribalta e questo ci fa molto piacere. Castelfidardo, la sua Due Giorni, lo Sporting Club come specchio della bella realtà marchigiana. Ah, sicuramente è una regione di grande riferimento del ciclismo nazionale, sia come espressione di talenti che come qualità di organizzazione, per cui è una bella regione.
a noi fa piacere che, insomma, che vengano sempre realizzati eventi di altissimo livello, con tanto pubblico, e soprattutto che i corridori e le società, facciamo sempre riferimento a quelle del nord, vengano volentieri, e nelle Marche ci vengono molto volentieri. Sono eterni, si dice. Ritorniamo in studio per il gran finale di Ci come ciclismo. Tania Belvederesi, Gabriele Menghini con noi. Partiamo da quest'ultimo per parlare di organizzazione, regolamenti, rete che vede tutti impegnati, come l'ultimo convegno dei giudici di gara ha evidenziato. Ciclismo marchigiano di grande livello, come ha sottolineato il presidente nazionale della Federciclismo Renato Di Rocco, merito di molti, merito di tutti, anche se spesso tutto quello che di eccezionale è stato fatto viene interpretato come quotidianità. Così non è, vero Gabriele? Beh, no, certamente no. Sì, noi abbiamo accettato così l'impegno di prendere in mano questa commissione dei giudici per poterla traghettare fino alla primavera prossima per il rinnovo del quadriennio olimpico, con degli obiettivi, cercando di intraprendere la strada di un maggior dialogo con tutte le altre componenti del ciclismo marchigiano, affinché si possano coinvolgere sotto gli aspetti organizzativi. Quindi abbiamo cercato di aiutare i giudici, che sono sicuramente un gruppo coeso e un gruppo abbastanza preparato, che non dobbiamo sicuramente preoccuparci della capacità tecnica del bagaglio dei nostri giudici marchigiani, perché sono sicuramente ad un ottimo livello di preparazione e di capacità di gestire le gare. Però questa attività vogliamo fare in modo che sia ampliata attraverso la collaborazione con le altre componenti, in primi i direttori di corsa, che sono sicuramente i pilastri nella gestione dell'evento tecnico, delle altre componenti intese come i comitati provinciali della federazione, affinché possano essere più vicini alle società per aiutarle ad organizzare gare più puntuali in termini soprattutto di sicurezza. E quindi questo è l'obiettivo che ci siamo dati. Stiamo cercando di crescere, abbiamo inserito un paio di giovani recentemente, nuovi giudici. Speriamo che nell'autunno prossimo possiamo inserire ancora dei giovani, anche perché abbiamo alcuni giudici che sono prossimi così per proprio i limiti di età, gente che ha dato tantissimo al movimento ciclistico marchigiano, ai giudici come Gino Di Chiara ed altri, che sono prossimi al superamento dei limiti di età, quindi perderemo alcuni di questi pilastri, per cui abbiamo bisogno di linfa giovane per inserirla e per cercare di governare tutto il processo degli eventi sportivi. Quindi questo era un po' l'obiettivo. Speriamo di lasciare poi ad una prossima commissione una strada un pochino più aperta per facilitargli il compito di proseguire tutte le attività che riterranno poi più opportuno portare avanti. Tania Belvederesi ha visto la categoria dei giudici dall'altra parte della barricata, quale atleta
da quando era verdissimaissima in avanti. Gran brave persone. Sì, io con i giudici non ci ho avuto mai a che fare, per fortuna, nel senso sportivamente. Certo. Non ho mai litigato, ho sempre cercato di accomodare le cose. E poi bisogna essere leali anche lì, perché non è anche sempre quando che... scusa, eri affetta da secondite con il titolo italiano, sempre lì seconda, terza. Non mi ricordo se è successo qualcosa, ma ricordo, è successo qualcosa. Non era colpa dei giudici. Boh, forse qualche volta, sono passati troppi anni, non mi ricordo. No, però io sono un giudice in aspettativa. Ho fatto l'esame da giudice, sono un giudice in aspettativa, mio marito è un giudice in aspettativa che quest'anno si è preso un anno di pausa perché, visto che io ho smesso, dice voglio stare un po' più a casa, vuole stare a casa un po' più con me, perché la vita del ciclista è veramente dura, impegnativa, e anche se è bellissima, è stupenda, la vita è stupenda. Però ti dico, non ho avuto mai a che fare con i giudici, mi sembra, se me lo ricorda lui, no, Umberto, no, che non ho ricordi in tal senso i tuoi comportamenti. Anche perché il giudice è stato atleta e organizzatore, promotore, papà, nipote, quindi riassume in sé quella che si chiama passione interpretata, intesa al massimo livello, nella migliore delle accezioni. Ora vi parliamo di ciclismo etico e coinvolgente, facendovi seguire tre personaggi realmente belli. Il servizio, chiaramente girato a Castelfidardo. Chiudiamo il roso come abbiamo aperto con Cristina Cantarini, contece Marinella Angelelli, figlie d'arte. Sì, figlie d'arte, noi facciamo un po' tutto quello che riguarda le cose burocratiche, no? Loro fanno tutto il resto e siamo riusciti anche quest'anno a organizzare una bella manifestazione, è andata bene, la gente c'era e non ha piovuto per fortuna e siamo contenti, siamo soddisfatti. Passione intergenerazionale. Sì, vissuta caldamente. Sì, siamo tutti infatti qui nell'organizzazione, tutti figli, fidanzati, fidanzate, tutti mischiati qui. La soddisfazione più bella di oggi, il momento di maggior tensione? Il momento di tensione non c'è stato, la gara come ha detto Albino è andata bene, sono arrivati anche in tanti secondo me per come era dura, oggi c'era parecchia salita. Ci è dispiaciuto che Ramon, corridore di casa, Baldoni, ha lavorato, sì, quando era in fuga. Esatto, però vabbè, sarà per la prossima. André Nechita, prima vittoria dell'anno sullo stesso traguardo che fu di Cipollini. Che posso dire, è un grande corridore, quindi sì, ho visto subito che era una corsa... Non era un percorso impegnativo, però era stata resa dura dal vento e insomma in finale siamo andati via in quattro, poi dopo siamo rimasti in tre all'ultimo giro e sono riuscito a vincere in volata. Ci avete sempre creduto? Beh, insomma dall'ultimo giro abbiamo visto che il vantaggio continuava sempre ad aumentare e allora abbiamo spinto fino all'ultimo metro. Un ragazzo rumeno che corre in Italia. Sì, sono qua da 10 anni circa. Ho cominciato subito appena sono arrivato qua in Italia con i miei genitori e insomma. E da 10 anni, come ho detto anche prima, spero di riuscire a passare professionista quest'anno perché ormai sono al secondo anno elite. E sì, sarebbe il momento di passare, spero che mi vada bene. La chiamano Bella Gioventù. Sì, beh, io insomma ce la metto sempre tutta ogni volta che monto in bici, insomma, e cerco sempre di trarre il massimo su tutte le corse. Con Don Andrea Cesarini, parroco di Sant'Agostino, che festeggia Santa Rita, che era agostiniana, giusto più o meno? Sì, è la festa della nostra comunità cristiana. Riprendiamo il discorso iniziato l'anno scorso quando prima della partenza salutavamo il rientro della due giorni sottolineando della stessa il valore etico, la forza dell'aggregazione, l'impegno a livello intergenerazionale, giovani su fino ai maturi, fino ai sempreverdi.
Lo sport è un grande contenitore di valori fondamentali, è un maestro di vita lo sport. Per l'esercizio di un giovane a coordinare le proprie risorse, a concentrarsi, a crescere nella forza di volontà, uno sportivo impara a vivere. Ieri abbiamo salutato un ragazzo vincitore proveniente dalla Romania che da 10 anni risiede in Italia, sottolineando questa è la bella gioventù degli stranieri che vivono in Italia. È il vero segno dell'accoglienza significativa. Sì, credo che lei tocca parecchi argomenti. E credo che un'identità forte di una società si dimostra nella capacità di saper accogliere altre identità, di saperle apprezzare, di saperle considerare le loro ricchezze, di pensare che una persona quando viene nel nostro paese porta un patrimonio e chi è capace di usufruire di questo patrimonio e di considerarlo una ricchezza per tutti e assume una posizione intelligente. E credo che il mondo dei giovani respiri una cultura diversa, predisposta a questo tipo di accoglienza. Insomma. Operazione tutt'altro che facile, peraltro. Ma dipende come vogliamo guardare la realtà, perché siamo un po' disfattisti, abituati anche purtroppo per un taglio che i mezzi di comunicazione di massa utilizzano quotidianamente a vedere solo le cose che non vanno, mentre invece la maggior parte dei gesti che i cittadini compiono durante la giornata sono gesti a servizio degli altri, gesti buoni, belli, veri, però purtroppo tutto quello che fila non fa mai notizia. Questa fa bella notizia, questa 2 giorni. Questa 2 giorni marchigiana è una bellissima notizia, è una manifestazione importante, apprezzata da tante società sportive. Oggi c'erano 160 ciclisti, ieri altri 150 ragazzi. E io non posso che ringraziare lo Sporting Club Sant'Agostino per questa manifestazione. Ci onora la nostra comunità e sostanzia la nostra festa per la presenza di questi giovani e per i valori che incarnano, come dicevo prima. Sport, politiche sociali, sport, figli, nipoti, pronipoti d'arte come Cristina e Cristian Cantarini, come Marinella Angelelli, come, ritorniamo a parlare di Giro d'Italia, Rambo, Matteo Rabottini, corridore abruzzesi in feeling con le Marche, lo ricordate, vincitore a Corridonia, gran bella sparata da Finisterre, vincitore con l'arma dello sprint a Fermo, arma che ieri ha ampiamente evidenziato. 2 volte secondo nella piccola Capodarco per Under 21, figlio d'arte non pressato dal genitore, che tra l'altro era un personaggio di qualità assoluta, papà Luciano, che oggi opera a 360 gradi anche in termini di promozione mediatica. In gara anche con la maglia, quando era professionista della Metauro Mobili Pinarello, vincitore della Tirreno Adriatico, del Giro di Campania, del Gran Premio di Prato. Sul podio dintorni nel Piemonte, nella Milano-Sanremo e nel Lombardia, corridore certamente non male. Come non male era Luca Scinto e come non male era Angelo Citraca, gli ammiragli che ieri hanno guidato Rabottini. Scinto in evidenza nel Giro d'Italia dei dilettanti, in evidenza in terra marchigiana, Citraca dominatore tra l'altro a Colbuccaro. Di casa nelle Marche anche Patron Valentino Sciotti, così come Rodriguez, la maglia rosa che gli appassionati hanno imparato a conoscere sul muro di Montelupone per 2 volte dominato. Vero, e ci rivolgiamo tanto a Tania quanto a Menghini, in una delle manifestazioni Tirreno Adriatico che sono di casa nelle Marche. Beh, sicuramente Rodriguez è uno che quando la strada sale, soprattutto in quei strappi brevi, ha una progressione che veramente fa il vuoto. Infatti
anche questi giorni abbiamo visto quando ha provato ad andare via a poche centinaia di metri dal traguardo, è sempre riuscito a fare il vuoto, come ha fatto per ben due volte il vuoto a Montelupone, nel mitico muro di Montelupone. Quando ci sono delle pendenze così importanti, sicuramente lui riesce a fare il vuoto. Rabottini ieri credo che abbia fatto una cosa veramente importante, una fuga da 150 km e cose d'altri tempi, quando lo faceva Francesco Moser, delle galoppate con vittoria finale partendo da così lontano. Quindi sicuramente se ieri non riusciva a vincere, a coronare il successo di quella tappa, io credo che un po' di dispiacere sarebbe rimasto in ognuno di noi, perché tutti abbiamo tifato per Rabottini ieri, anche perché poi la sfortuna si era anche messa di mezzo, la caduta. È stato così bravo comunque di agganciare Rodriguez, di respirare, di rifiatare, come si dice in gergo, e riuscire ai 100 metri con un bel guizzo, anche se alcuni maligni ha detto che probabilmente gli era stata concessa. Io sono convinto che non gli è stato concesso nulla, l'ha vinta meritatamente, quindi onore a lui e al ciclismo. A proposito del papà, io ero presente, ero con l'organizzazione a quella Tirreno Adriatico che lui ha vinto. Sicuramente in quella circostanza è stato un pochino favorito, come si dice, da una fuga che sicuramente gli ha consentito di avere qualche margine di vantaggio, poi non è stato più recuperato, anche perché lui è stato così bravo a sapersi difendere, quindi gli attacchi che gli sono stati portati non l'hanno scalfito ed è riuscito a vincere. E infatti proprio lui diceva che il figlio ha giocato a pallone fino a 18 anni e poi ha deciso di mettersi a correre seriamente, e ne vediamo i risultati di quando le cose si fanno con serietà, con professionalità, con impegno e sacrificio, perché il ciclismo chiede sacrifici non comuni ai ragazzi ed è per questo che forse molti giovani fanno fatica ad avvicinarsi oggi al ciclismo, perché il ciclismo chiede grossi sacrifici. Carrellata dei risultati in chiave rosa: secondo posto per Anastasia Carbonari a livello dell'esordiente in terra toscana a Rosignano Marittimo, provincia di Livorno, colori del gruppo ciclistico Osimo Stazione Star Plast. Quinto posto in assoluto in termini open con i pedalatori esordienti. Elite Thunder 23, Cappello d'Oro al comando Ilya Gorodnichev, russo della Opla con 36 punti, a 33 Matteo Belli e Nicola Boehm, ovvero sia un marchigiano puro sangue metarense ed un ragazzo trevigiano. Quarto il bielorusso Batskov, reduce dai trionfi nel giro della provincia del Fermano. Stefano Di Carlo sta crescendo in evidenza nella due giorni di Castelfidardo, dopo aver dominato lo stesso giro Fermano con 23 punti, poi Sbaragli, Cecchin, Fiorenza, Di Serafino, Poliaschi, Ceglia a 17 punti. Giovanissimi, ciclismo promozionale di grande livello a Porto Sant'Elpidio da Patron Sauro Mazzante, trofeo Stilauto nella classifica della partecipazione montagnola a Porto Sant'Elpidio sul primo gradino del podio, senza testa ad Osimo sul secondo, scuola ciclismo San Filippo Porto Sant'Elpidio in terza posizione, quindi AC Recanati, team ciclistico Porto Sant'Elpidio, Rapagnanesi, Matricardi, logistica, trasporti. Relativamente al punteggio, montagnola, Recanati, San Filippo, senza testa, team Porto Sant'Elpidio, Rapagnanese, fuoristrada, mountain bike, Monteforte, Dalpone nel Veronese, Divinus Bike, prova del Trek Zero Wind Off-Road Challenge, marathon di 67 km, oro al femminile ad Alessia Ghezzo, bella nona posizione per la tricolore di ciclocross Daniela Stefanelli. Del team Cingolani, come della stessa scuderia Pianellara, è Mirko Minucci, 17° in una gara, sottolineiamo, di assoluto livello, vinta dal colombiano Leonardo Paez. Amatorialmente parlando, il trittico dell'Appennino, Gran Premio Comunità Montana del Catia del Nerone, dopo la prima prova vede al comando Davide Tonucci su Luciano Mencaroni, campione in carica della Challenge, con Fabio Virgili terzo. Prossimo appuntamento Pianello di Cagli, 14 luglio. Relativamente al futuro prossimo, ricordiamo il bel momento del raduno cicloturistico leopardiano con finale agonistico domenica prossima a Recanati.
tanti a pedalare, il fascino del ciclismo nonostante la notevole, per non dire immensa, fatica. Nove Colli, gran fondo celeberrimo, a Migliaia in sella, Team Pierantozzi a curare il momento della diretta sul web, Team Capodarco ad essere voce e punto di riferimento essenziale con Spino Spinozzi, il nostro Adriano, Gianni Pizzingrilli, Miss Giada e Gaetano Gazzoli. Apriamo un discorso particolare a proposito del nostro Gaetano, quella famosa circolare oggetto requisiti per motociclisti non tesserati, immessi in corsa dai 18 ai 67 anni, tutto bene, poi è Gabriele Menghini, chiaramente, tra virgolette, imputato alla questione delicatissima. Come fare per far sì che forze vivissime rimangano nel ciclismo? Io credo che ci vuole un momento di riflessione, di riconsiderazione di questa problematica, che non riguarda e non può riguardare Gaetano Gazzoli, perché io credo che ognuno di noi desideriamo, e lo facciamo volentieri, dire grazie a Gaetano Gazzoli per quanto lui ha fatto per il ciclismo, per quanto comunque sta facendo anche in questo momento. Il problema è più generale, non è Gaetano Gazzoli. Gaetano Gazzoli tutti vuole bene, ma le regole sono regole. D'altronde, se le regole vengono scritte, ognuno di noi è tenuto ad osservarle, e noi in maniera particolare come giudici dobbiamo controllare, essendo i controllori dell'evento sportivo, anche se questo aspetto non riguarda direttamente la giuria, ma riguarda la direzione corsa. Io credo che, a titolo personale, dico un mio pensiero che potrebbe consentire alla federazione di riflettere e di rivalutare questo aspetto. E cioè, partiamo dal presupposto che la federazione ha inteso porre questo limite di età per la presenza di una persona all'interno di un evento ciclistico in moto con servizi vari per un motivo di sicurezza. Quindi partiamo dal presupposto che, siccome la federazione tiene particolarmente alla sicurezza degli eventi sportivi e cerca di porre in essere alcune iniziative attraverso anche alcune regolamentazioni che possa favorire questi aspetti. Però su questo punto io credo che si possa fare una considerazione semplice, come quella che sto per fare io. Per condurre una moto è necessario avere una patente di guida. La patente di guida è regolamentata dal codice della strada attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale vigila sulla persona e sulle persone in generale che sono in possesso di una patente di guida, e sottopone le persone a visite periodiche per stabilire se i requisiti per mantenere la patente, e quindi credo di poter dire per guidare una moto in sicurezza, sia necessario e sia riconosciuti alla persona come tali per consentirgli il rinnovo della patente. Quindi a mio parere si potrebbe tenere presente questo aspetto. Quindi, se una persona ha la patente di guida per guidare una moto, io ritengo che non si possa mettere in discussione che sia in grado di guidarla con sicurezza, altrimenti probabilmente le visite che vengono fatte a tutti noi che abbiamo una patente potrebbe anche dire che quella patente va revocata. Ecco, quindi io credo che questa riflessione possa essere fatta, e quindi può essere liberalizzato l'aspetto dell'età, e quindi non solo Gaetano Gazzoli, ma molte persone potrebbero così tornare a collaborare come volontariato con quelle società per questi eventi sportivi. Quindi, e però ne farei un altro di appello alla federazione, che rivedesse, a mio avviso, quello ancor più grave della mancata premiazione dei giovanissimi. Io credo che avere tolto ai bambini
il riconoscimento del risultato che comunque ottengono, è inutile che discutiamo dietro un discorso promozionale che non deve essere agonistico, ma comunque il ragazzino quando ha gareggiato la domenica ha ottenuto risultato, ora non viene più premiato perché non ci deve essere attività, no? Agonistica, deve passare come promozionale. Io dico che è un grosso errore questo, perché al ragazzino quella piccola coppetta per essersi piazzato, per aver gareggiato o per avere anche ottenuto un risultato più importante come quello della, di una vittoria nella sua categoria, lo gratifica tantissimo e gli dà proprio la forza, l'entusiasmo di andare avanti. Io ho avuto modo di ascoltare i ragazzini, sono tutti demotivati perché dicono che oggi non gli viene riconosciuto più nemmeno questo piccolo premio. Quindi, oltre al discorso che coinvolge l'amico Gazzoli, io auspico che la federazione rivaluti e riconsideri di tornare a dare una premialità a questi ragazzini, anche se sotto l'aspetto promozionale, ma una gratificazione gli deve essere riconosciuta. Parola di papà, cioè di un genitore che ha toccato con mano la valenza formativa del ciclismo. Il riferimento è quello nuovo regolamento per cui i ragazzi gareggiano, ma non c'è classifica, i punti che nella classifica individuale conquistano i ragazzi vanno poi devoluti, per così dire, alle società, e viene dunque stilata la classifica per la partecipazione a parte per il punteggio, anche perché alla base poi c'è sempre una sola considerazione, quella del modus in rebus, dipende come ognuno approccia i problemi, qual è la sensibilità, la cultura in termini formativi. Assessore alle politiche sociali, per l'appunto, e concludendo, siamo addirittura d'arrivo. Io penso che non sono servizi sociali, ma più o meno facciamo la stessa cosa tutti quanti. Lo sport fa parte del sociale. Secondo me, noi con un piccolo premio, io parlo da quando ero bambina, sono stata sempre gratificata per questa cosa. Siamo cresciuti bene, credo che il passato non è tutto da dimenticare. Il discorso attiene alla cultura della vittoria, alla cultura della sconfitta, alla capacità reattiva, alla considerazione dell'avversario che non è nemico, agli alti e bassi dell'esistenza e così via. Gli appuntamenti televisivi in chiave d'immagine, canale 11 TV Res, giovedì ciclismo alle 22.30, sempre gli aggiornamenti martedì e giovedì TG delle 12.30 e delle 14.30, sulle strade canale 111 di TV Res Marche, tutti venerdì alle 20.15, nuovo orario, per il resto alle 20.10 di lunedì, sempre ci come ciclismo. Vi lasciamo al servizio del campionato italiano di ciclocross per esordienti a Pineto, terra abruzzese, sembra quasi un frutto fuori stagione, un motivo in più per seguirlo. Grazie a Tania Belvederesi, grazie a Gabriele Menghini, appuntamento lunedì prossimo alle 20.10, salve.